In quel tempo, entrato in Cafarnao, venne incontro a Gesù un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, devo andare sotto di me. E dica uno va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene, e il mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno scacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante suo servo fu guarito. Parola del Signore. Allora, anche oggi qualche immagine per aiutarci. Allora, questo è il servo che sta a casa del centurione, vedete qui, lontano si vede male. Un giorno farò un proiettore per vedere meglio queste cose. E qui il servo guarito. Visto che abbiamo la dottoressa, possiamo fare la domanda: quale tipo di malattia dà la paralisi connessa a sofferenze fisiche terribili? Quale potrebbe essere la malattia che dà questi sintomi? Dove sta la dottoressa? Francesca. Quale malattia potrebbe essere pure descritta? Una paralisi a tutti gli altri, come si chiama? Tetraparesi. Sì. Connessa con dolori fisici. Quindi quest'uomo sentiva la morte a un passo, lo spavento di non poter controllare più il proprio corpo, la difficoltà di respirare, eccetera, eccetera. Allora, ecco, quindi, una malattia così. Vorrei fare alcune considerazioni per permettere di capire meglio la questione. Qui si tratta di un centurione romano. Centurione significa capo di una centuria, cioè di 100 soldati. L'impero romano aveva, l'impero, la legione, cioè l'esercito romano, aveva queste suddivisioni. Il centurione comandava 100 soldati. Quindi un graduato, una persona, non dico oggi, non un maresciallo, qualcosa di più, un capitano, un ufficiale. Quindi era un uomo d'armi, portava la spada, era romano. A quei tempi i romani erano, come i tedeschi in Italia durante la guerra, invasori, quindi loro comandavano e gli altri dovevano stare sottomessi. I romani non erano credenti in Yahweh, credevano negli altri dei, ricordate, Giove, la dea dell'amore, Venere, il dio della guerra, Marte, Mercurio, Nettuno, eccetera, quegli dei che erano Dio Bacco,
pure i vizi, no? Dei per i romani. E quindi, per esempio, quest'uomo, questo centurione romano, mai da piccolo aveva sentito raccontare le storie, non so, di Davide che combatte il gigante Golia e lo uccide con la forza del Signore, di Mosè che apre il Mar Rosso e salva il popolo di Israele, niente di queste cose qui. Per lui non esisteva la storia della salvezza. Sì, Dio superiore, gli dei, ma non esisteva questo Dio Yahweh che si era rivelato al popolo di Israele. Attenzione, vedete come nel corso della storia è successo così. Un conto quello che gli uomini da se stessi hanno cercato di fare ricercando Dio attraverso magari le forze della natura, la propria riflessione. Pensate, con in India i saggi, lo yoga, l'induismo, tutto lo sforzo umano attraverso la mente di arrivare a Dio. E un conto invece è il rovescio, Dio che si è manifestato a noi uomini venendoci incontro, apparendo ad Abramo, parlandogli, facendo con lui una storia di salvezza, e poi al figlio di Abramo, e poi al nipote di Abramo, il figlio Isacco, i nipoti Giacobbe ed Esaù, eccetera, eccetera. No? Un ebreo era cresciuto dentro queste cose. Gli ebrei pregavano fin da piccoletti, il libro dei Salmi, erano le preghiere del popolo ebraico. C'era il sabato, giorno festivo, si andava nella sinagoga, dove si ascoltava la parola dei profeti, spiegata dagli adulti. Poi c'erano gli insegnanti della Bibbia, gli scribi, poi c'erano i maestri della spiritualità, i rabbini, poi insomma tutta una cosa che i romani non avevano. Però i romani c'erano le armi e la cattiveria per poterle usare e per diventare il popolo numero uno del mondo loro conosciuto nel bacino del Mar Mediterraneo. Allora, vedete che, nel senso, un romano incontrando un ebreo lo guardava dall'alto in basso, perché lui era l'invasore e quell'altro era il suddito. Un ebreo, incontrando un romano, si schifava di lui, detto napoletana, perché per gli ebrei i romani erano pagani. Pagani nel senso dispregiativo del termine, cioè cani, personacci, persone di serie B, adorando degli dei falsi, loro gentaccia. Tant'è vero che ai pagani era proibito entrare nel tempio. Di soltanto gli eletti, il popolo di Israele, potevano nel tempio di Gerusalemme, alla presenza della Shekinah Yahweh, alla presenza di Yahweh. Non potevano farlo i pagani. Allora, cominciate a capire le proporzioni che c'erano. Un romano, poi graduato dell'esercito, che incontrava un ebreo, e un ebreo che avrebbe dovuto pensare così di un romano. Soltanto che Gesù Cristo non aveva i paraocchi ebrei nei confronti dei romani, e la cosa bella di quest'uomo, di questo centurione, lui non aveva i paraocchi romani per guardare gli ebrei. Per cui lui aveva sentito già parlare di questo tale profeta della Galilea, Gesù di Nazareth. Chissà quanti altri imbroglioni avrà incontrato nel suo cammino di militare romano in giro per il mondo dove veniva mandato. Ma quest'uomo qua a lui aveva colpito, magari avrà visto qualche predicazione di Gesù Cristo, qualche miracolo fatto da lui, e lo considerava una persona che aveva veramente dei doni spirituali. Questo quindi in quest'uomo, prima di incontrare Gesù di Nazareth, già c'era questa stima. Queste cose non si acquistano così con un tocco di bacchetta magica, significa che c'erano state delle esperienze, degli incontri, qualche cosa, che ha fatto nascere nel centurione una stima nei confronti di Gesù di Nazareth. Allora, cosa succede? Guardate questa cosa qui, si ammala il servo, prende una di quelle malattie che ha detto Francesca, si paralizza, dolori terribili, quest'uomo
sente la morte vicina, il suo padrone ne ha compassione, il centurione romano. Che fa? I dottori non riescono a fare niente per quest'uomo, va da Gesù. Se già oggi il popolo di Dio facesse questo, quando ci sono questi casi di malattie che non si possono guarire, già sarebbe una cosa meravigliosa, ma non si fa così. Già semplicemente per il fatto di essere andato da Gesù Cristo, quest'uomo supera il comportamento di tantissimi cristiani. Vero o no questo? Lui va da Gesù Cristo a chiedergli aiuto. Oggi le persone che vanno, normalmente non ci vanno nessuno da Gesù Cristo a chiedere aiuto, quelli che vanno si muovono per andare da maghi, da guaritori o da falsi carismatici. Difficilmente le persone si smuovono per andare da un carismatico autentico, perché normalmente il popolo non ha questa capacità di discernimento e sempre prende quello sbagliato per giusto, e quelli giusti non ci vanno mai. Fa così allora, lui invece ha avuto discernimento, è andato dalla persona giusta, è andato da Gesù di Nazareth. Guardate, non so se capite questa cosa qui quanto è grande, perché è come se una persona, mettiamo un albanese dell'esercito dell'Albania, graduato, un colonnello, viene in Italia con la famiglia perché non c'è lavoro in Albania, è cresciuto come? Non è che è cresciuto come noi, che abbiamo fatto il catechismo da piccoletti, la prima comunione, per la crisi, quando è ammessa, ci hanno dato vedere che quando andavamo, diciamo, le confessioni, le preghiere, la mattina, la sera, e poi, non so, qualcuno ha frequentato la parrocchia, ha fatto parte dei gruppi parrocchiali, chi azione cattolica, chi movimenti, catecumeni, Rione dello Spirito, CL, popolarini, eccetera, gruppi parrocchiali senza denominazioni o cose di questo genere. L'albanese quando viene in Italia non ha fatto parte di niente, perché viene da un periodo di dittatura atea, comunista, imposta dal comunismo in genere e con l'ultimo dittatore Enderogia ancora peggio, tanto che questo dittatore si vantava di aver reso l'Albania il popolo più ateo del mondo, per cui viene in Italia con zero assoluto a livello di rapporto diretto e personale con Dio. Gli si ammala una persona cara, questo è andato dalla persona giusta. Il centurione andò da Gesù Cristo e non sbagliò. A tempi di Gesù Cristo non ci stavano imbroglioni, falsi carismatici, magari e persone che erano potenti del male a disposizione, c'erano allora, come oggi. Quest'uomo non si sbagliò, non andò da un imbroglione, andò da Gesù Cristo. Se per fare discernimento e gli chiede di poter guarire questo servo, Gesù si rende disponibile, benissimo, vengo con te, portami dal tuo servo e io lo guarirò, gli promette la guarigione, un miracolo gli promette. Non gli promette, dice, guarda, tu prendi queste due erbe, fagli un infuso, gli fai bere, basta qualche goccia e quello guarisce. Rimedio naturale, una medicina. No, io lo guarirò. Con un intervento diretto, chiamasi miracolo. Chi ci crede ai miracoli? Quest'uomo, questo graduato del servizio romano, una persona importante, con autorità, con potere di questo mondo, dice, io non sono degno che tu entri in casa mia.
Perché avrei detto così? Beh, andando a capire, a cercare le motivazioni di questa risposta, possiamo per esempio vedere questa cosa. Lui era un uomo d'armi, di guerra, non di pace, che lui non aveva sulle spalle persone ammazzate in passato, persone ferite con la spada. Il soldato fa questo, o ammazza o è ammazzato. Deve far rispettare il volere dei comandanti con la forza della spada. Allora lui non si sentiva degno che un uomo santo, non di spada, un uomo di Dio, venisse a casa sua. Già questo potrebbe bastare. Oppure, se volesse venire da noi un petto grosso di questo mondo, se venisse da noi Barack Obama, a casa mia, dice, tu abituato ai grandi palazzi, a casa mia, ci vieni a fare, dice, no, non sono degno che tu andi a casa mia. Ma qui c'era questa cosa ancora più grande. E dice quest'uomo, se non viene a casa, che fai? Non guarisce il mio servo? No. Lui c'ha in mente quest'altra cosa. Vedete, per chiave di lettura da applicare a Gesù Cristo per la guarigione del suo servo, lui non prende dalla sua esperienza religiosa. Beh, il mio Dio Giove, il mio Dio Saturno, il mio Dio... No. Lui prende dalla sua esperienza l'unica che possiede, quella della vita, l'esperienza militare. E nell'esercito l'obbedienza è la cosa più forte che esista. L'addestramento che fanno i capi degli eserciti per le reclute è basato su questo. Se io ti comando che tu devi andare lì dove il nemico c'è la postazione mitragliatrice e il 99% di possibilità tu muori, tu ci vai lo stesso. Non ti puoi ribellare a questo comando, disobbedire. Povero te se lo fai. Se ti va bene ti mando in carcere di sicurezza per qualche mese, se no vai... Durante la guerra uno che disobbedisce ai comandi viene fucilato. L'obbedienza è una cosa senza la quale non esiste l'esercito. È una cosa radicale nelle armi. Allora lui fa questa esperienza. Io sono un graduato dell'esercito, quindi ho un livello di comando sia sopra di me che sotto di me. Se uno a me mi dice qualcosa, io non sono il comandante supremo, non sono l'imperatore, non sono il generale in capo. Se loro mi comandano, devo obbedire. Se loro mi dicono, tu centurione, domani mattina fai valigia e vai in Bitinia, dall'altra faccia della terra, lui quella notte deve fare partire per andare dall'altra parte dove veniva mandato. Non importa né moglie né figli, niente, deve partire via e zitto. Però dice, ma io posso essere comandato, devo dare l'obbedienza totale, però sotto di me ho dei soldati, io comando e loro mi devono obbedienza totale. Non possono non fare quello che io li comando. Allora, io in questo mondo, da soldato, vivo questa realtà, obbedisco e comando e tutto funziona. Tu col tuo Dio sarà la stessa cosa, obbedisci a Dio ma comandi pure. I miracoli so che li fai, l'ho visti, basta che tu dica una sola parola e il mio servo sarà guarito. Questa logica applicata a Gesù Cristo era applicata bene? Quella dell'obbedienza e del comando? Sì. Lui fece una cosa molto semplice. Guardate, ripeto, lui non ha preso dalla sua esperienza religiosa per capire come trattare con Gesù Cristo. Lui ha preso dalla sua esperienza
diremmo noi oggi lavorativa, quella che aveva come militare. Da qui prende per entrare nel mistero di Gesù, perché quella sua realtà ben si applicava a Gesù Cristo. Era una chiave di lettura per capire il rapporto con Dio di quel profeta, di quell'uomo di Dio, e di conseguenza regolarsi con lui. Dio ti comanda, tu gli obbedisci, però tu sei uomo di Dio, puoi comandare a tua volta e le cose che comandi si realizzano. Beh, allora ti chiedo che tu dica una sola parola, il mio servo sarà guarito. Se fosse andato da un imbroglione, un falso profeta, questa fede avrebbe ottenuto qualche cosa? No, perché il profeta era falso. Ma nel caso di Gesù Cristo, questa fede poteva ottenere il miracolo? Sì, perché Gesù Cristo era veramente il profeta di Dio. Arrivare a capire che era il figlio di Dio fatto uomo, questo ancora era fuori dall'orbita del centurione, ci verrà più tardi sotto la croce. Adesso lui arriva a questo livello. Fa centro. Che cosa dice Gesù Cristo? Voglio tornare a dirvi le sue parole. Gesù, ascoltandolo, si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Madonna santa, che vergogna per tutto il popolo di Israele. Significava che il sommo sacerdote, che era a capo della regione dell'Antico Testamento, non aveva la fede del centurione. Significava che i sacerdoti che stavano a fare i culti, uccidendo gli animali e bruciandoli sull'altare del Tempio di Israele, non avevano la fede che aveva il centurione. Significava che i capi delle sinagoghe, che il sabato dirigevano la preghiera del popolo di Dio e le davano la parola spiegando le letture, non avevano la fede che aveva questo centurione. Significa che i maestri della scrittura ebraica, i rabbini, Hillel, Gamaliele, non avevano la fede che aveva questo centurione. Significa eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno in Israele ha avuto la fede di quest'uomo. Quest'uomo non era ebraico, non era cioè membro del popolo di Dio, non era circonciso, cioè non aveva alleanza con Yahweh, non era cresciuto con le storie del popolo di Dio della salvezza, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, i profeti, Isaia, Ezechiele, eccetera, eccetera. Niente. Aveva solo la sua esperienza di militare che aveva rapportato a Gesù Cristo nel suo rapporto col Padre e con gli altri. Ma capite che razza di roba? Ma allora forse la fede è molto più semplice di quanto noi ci immaginiamo che sia. Perché tutto quel livello di istruzione che avevano gli ebrei, quell'uomo non ce l'aveva avuti. Tutta l'istruzione che abbiamo ricevuto tutti quanti noi qui dentro, quell'uomo non ce l'aveva avuta. Eppure aveva fede in Dio. Gesù si meravigliò. Guardate che, leggiamo bene i Vangeli, una delle più grandi piaghe e sofferenze che Gesù ha provato nei suoi 3 anni di vita pubblica era proprio la mancanza di fede del popolo di Dio. Tanto che Gesù Cristo alcune volte sbotta perché proprio non ne può più, né da uomo né da Dio, dicendo: gente testarda, pagana, duri di cuore e di mente, fino a quando dovrò stare in mezzo a voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?
perché lui amava tutti, ma la poca fede del popolo e dei capi nei suoi confronti era una palla che non finiva più, un macigno che non se ne andava via mai. Fino a quando dovrò sopportare questa cosa? Per il presente di Gesù 2000 anni fa, per il futuro, cioè per noi oggi e dopo. Ma il figlio dell'uomo, quando tornerà sulla terra, troverà la fede? Oggi, 26 di giugno, ore 16:56, se Gesù Cristo tornasse qui dentro, troverebbe la nostra fede viva, pronta in Lui? Altre volte Gesù Cristo disse: se la vostra fede fosse grande come un granellino di senapa, sareste in grado di dire a questa montagna: alzati e vatti a gettare nel mare. Questo ditone che vedete è un dito sul quale sopra c'è il granellino di senapa. Lo vedete bene il granellino rispetto al dito? Allora, qui fa vedere che il granellino di senapa che Gesù Cristo usò come confronto per la nostra fede è grande meno di un millimetro. Se la vostra fede fosse tanto grande quanto è grande un granellino di senapa, cioè meno di un millimetro, sareste in grado di comandare a questo mondo: monte, alzati e gettati nel mare. Qualcuno di noi qui dentro è capace di fare questa cosa? Quanto è grande la nostra fede? C'è da piangere, spiritualmente parlando. Questo è il motivo per cui di miracoli se ne vedono così pochi in giro. Non esiste nessun altro motivo. Vorrei tornare alle parole di quest'uomo, o meglio, quello che Gesù Cristo ha detto di quest'uomo. Primo atteggiamento di Gesù all'ascolto delle sue parole, meraviglia. In verità vi dico. Sapete come si dice in ebraico in verità? Questo l'ho spiegato tante volte nelle catechesi, chi lo sa? Come si dice in verità in ebraico? Amen. Amen non significa che così sia, significa in verità. Questa è la verità. E quando si diceva Amen, si chiamava Dio testimone che quello che uno stava per dire era la verità. Infatti la parola Amen non si mette alla fine del discorso, si mette all'inizio. Amen, tutto il resto. Quello che vi dico è la verità. E Dio è testimone, e poi non dice quello che sta per dire. Qual è la verità? In nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Quello che vorrei dire a tutti quanti voi dicendo queste cose qual è? Che la fede non è una cosa così complicata e irraggiungibile come spesso crediamo che sia. Noi crediamo che la fede sia una cosa riservata a pochi santi, a pochi eletti. Non è così. La fede è per persone semplici, per le persone umili. La fede non è riservata per i professori che hanno studiato molto e di conseguenza capiscono più degli altri. Che non è vero per niente che non ha studiato di più capisca più degli altri. Noi pensiamo che sia così. Non è per quelli. Perché la fede non è il risultato di un ragionamento profondo, lungo e complicato.
Non ci vogliono grandi dimostrazioni per avere fede. La fede non viaggia sui binari dell'intelligenza, non viaggia sui binari della natura. La fede è una realtà molto più grande e molto più profonda. Ma prima di approfondire il fatto della fede, fatemi spiegare ancora le parole di Gesù Cristo. Gesù fa una profezia, guardando in futuro, e vede che nel regno di Dio entreranno molte persone che non fanno parte del popolo di Israele, mentre il suo popolo, preparato da 1800 anni di storia di salvezza, a partire da Abramo fino a quello del suo tempo, fuori, tranne qualche eccezione. Che sofferenza per Gesù Cristo. È un assurdo, ma così sarebbe avvenuto. Poi dice Gesù Cristo al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. Quando dice questa parola, contemporaneamente, a distanza, non so, di qualche centinaio di chilometri, il servo si alza dal letto, guarito. Ma una cosa meravigliosa. Queste cose qui fanno capire come funzionano le cose nel mondo dello spirito, il quale ha leggi, regole e dimensioni diverse del mondo della materia. E noi siamo chiamati a imparare a vivere in questa dimensione, in quella dello spirito, già ora che siamo in questo mondo. Un giorno poi saremo in pienezza, ma adesso è già ora di cominciare a imparare a vivere così. E Gesù Cristo a quest'uomo: avvenga per te come hai creduto. Che significava? Che se tu credevi che per guarire il servo io prima sarei dovuto venire a casa tua, fargli la preghiera, l'imposizione delle mani, eccetera, io avrei fatto la guarigione in quel modo. Se tu credevi che dovevi fare questo tentativo, però neanche un uomo di Dio poteva guarire il servo tuo malato terribilmente, io venivo, ma il servo non guariva. Secondo come uno crede, ottiene. Nel campo spirituale, allora, c'è questa regola: non si ottiene ciò che si chiede, ma si ottiene ciò che si crede, che è differente, perché non basta chiedere, bisogna anche credere all'ascolto della nostra preghiera. Ripeto, Gesù Cristo ha detto a quest'uomo: avvenga secondo come tu hai creduto. Tu hai creduto che se io dico una parola da qui, se io do un comando da qui, il servo tuo a casa distante chilometri guarirebbe, anzi guarirà, allora secondo come è la tua fede io faccio questo miracolo. Va, perché il tuo servo è già guarito. Capite che grandezza spirituale c'è sotto? Che bomba spirituale c'è dietro questa realtà? Questa è la fede. Gesù, pensate un po' quanto facilita al Signore la fede delle persone per fare il suo apostolato. Se la fede del centurione era soltanto viva nel caso in cui Gesù Cristo fosse andato a casa sua e si è fatto la preghiera, Gesù doveva, per fare quella guarigione, metteva a fare un giorno e mezzo di cammino, fare la preghiera, quindi lasciare tutti quanti gli altri, decine e decine, centinaia di persone che lo cercavano,
rinunciare a uno o due incontri massivi dove chissà quante altre guarigioni per ottenere la guarigione di quell'uomo. Ma la fede del centurione romano, permettendo a Gesù Cristo di agire a distanza, gli ha facilitato il compito. Lui è rimasto dove stava, poteva continuare a predicare, poteva fare l'incontro magari la sera stessa nel paese dove aveva programmato la cosa, era tutto più facile. Allora, il livello di fede nostra facilita a Gesù Cristo il suo intervento nei nostri confronti. Meno fede abbiamo nel Signore, più leghiamo le mani e complichiamo l'esistenza a Gesù Cristo per aiutarci e volerci bene. Capito questa cosa? Così, meno crediamo in Dio, più gli rendiamo complicato l'intervento di salvezza nei nostri confronti. In alcuni casi proprio lo impediamo totalmente. Più fede abbiamo nel Signore, più gli facilitiamo il compito. Se prendiamo l'esempio del soldato, è la stessa cosa. Lui comandante, se aveva due soldati, uno con l'obbedienza al comandante al 100%, quell'altro con l'obbedienza al comandante, sì, 20%, 80% mi faccio i cavoli miei. Significava che quando comandava una cosa al soldato con l'obbedienza, uno pronto andava, faceva, combattiva, trovava... Quando comandava a quell'altro, quello sì, andava piano piano, se c'era una cosa a rischio non la faceva, si metteva dietro, rendeva complicato l'esecuzione del comando di lui, centurione. Così avviene con noi. Quando Dio ha a disposizione una persona che ha fede totale in lui, può agire attraverso di questa persona facendo cose meravigliose, perché la persona è fedele, è credente, non gli fallisce, non gli viene meno durante l'esercizio del compito affidatogli dal Signore. Se invece una persona ha meno fede, il Signore già sa in partenza che più di tanto non gli può dare il compito da svolgere e chissà se lo porta fino in fondo. Gli è più complicato agire con chi pone in lui una fede minore. Noi che fede abbiamo in Dio? Dio come ci può usare? Gesù Cristo, che l'autore dei Tre Ebrei chiama autore della fede, è stato quello che come uomo si è talmente fidato dell'amore del Padre per lui, che se anche il padre gli chiedeva di andare a morire in croce, lui ci è andato lo stesso perché diceva: tanto tu non abbandonerai l'anima mia degli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi chiedi la vita, te la offro, perché tu sicuramente me la ridarai per quanto mi ami. Sei il mio padre, non mi puoi abbandonare negli inferi. Per la fede riposta da Gesù nel Padre, il Padre ha potuto usare Gesù Cristo nel modo più complicato possibile per fargli fare i miracoli, le grazie più grandi possibili, e l'ha potuto usare per la redenzione dell'umanità intera. Capito perché? Allora, la regola spirituale. Avvenga per te come hai creduto. Quando Gesù Cristo ha detto questa parola al centurione, il centurione ha visto il servo guarito? Sì o no? No, non stava lì, stava a casa sua. Potete pensare...
questo mi sta fregando. Perché nel mondo le parole sono bugiarde. Sì o no? Chi dice la verità? Se tu vai in commerciante e dici fresca la carne, ammazzato 5 minuti fa la bestia. Invece magari da lì a poco puzza. È così. Hai studiato, figlio mio? Ho ribaltato la biblioteca. E invece stai a giocare a pallone o i videogiochi fino a 5 di prima. Chi è che dice la verità? Diciamo tutti, quello di comodo. Per dire una parola su cose così importanti, ecco ancora viene fuori il falso profeta e il vero profeta. È molto difficile credere a una promessa umana, perché l'esperienza è quella dell'inganno, della truffa, per cui dice, questo mi ha detto il mio servo guarisce, boh, sarà vero, ma il dubbio, la prudenza, sono cose che tutti teniamo. Però ancora qui, ecco, il discernimento spirituale di un uomo di armi, il quale è andato da questo profeta e non da altri a chiedere l'aiuto del suo servo, e lui stesso gli aveva detto basta che tu dica una parola e il mio servo sarà guarito, significava di conseguenza che quella parola di Gesù Cristo va, perché avverrà come tu hai creduto, come un ordine. Benissimo, vado a casa. Ormai a posto. Lui dipende da questo punto di vista così. Quella parte di Gesù Cristo è un ordine per lui. Non deve stare più lì di me, veramente, ma dai, vieni a casa mia così mi sono più sicuro che succede. No! La cosa è servita lì, con quella parola di Gesù Cristo. Il tuo servo è guarito. Vai pure a casa. Chiusa la storia. Il miracolo è già avvenuto. Quindi quest'uomo, guardate che praticamente, deve andare a casa non con la visione del miracolo realizzato, ma con la fede del miracolo che deve ancora essere verificato. Che significa? Arriva prima il miracolo o la fede? Cosa arriva prima? La fede. Prima viene il miracolo, poi uno diventa credente in Dio, oppure prima uno crede e poi arriva il miracolo? Prima si crede e poi arriva il miracolo. Tante volte, per esempio, per noi sacerdoti, magari se uno vede, che se le persone vedono, diventa credente lo stesso. Prima si crede e poi viene il miracolo. E quando Gesù Cristo gli dà soltanto una parola perché il miracolo si realizzi, te devi imparare a stare aggrappato a quella parola perché quel miracolo si realizzi. E se uno dice, ma speravo che fosse una cosa che andasse bene, ma sì, Gesù ha detto così, ma le parole se le porta il vento, le parole di questo mondo, non la parola di Dio. Allora, mentre noi dobbiamo essere sempre dubbiosi, indagatori, verificatori sulle parole di questo mondo, dobbiamo dall'altra parte diventare credenti sulle parole di Dio, il quale quando parla non dice bugie come siamo fatti noi e come siamo detto a fare, a dire e a sentire noi. Quando Dio parla, parla nella verità. Va presa sul serio la parola di Dio. Se Gesù Cristo, parlando agli antichi profeti, al tempo di Mosè, disse io sono colui che ti guarisce, quella non è l'invenzione di uno scrittore che, pensando che Dio chissà quando deve essere una cosa bella, allora io mi metto in bocca che Dio ha detto io sono colui che ti guarisce. No, no, ha detto poi veramente così. Il racconto del Mar Rosso non è un'invenzione poetica per dire, ecco, sfruttando qualche elemento della natura, dire così.
No, è un miracolo fatto da Dio per salvare il suo popolo. Ha aperto il Mar Rosso in due, lo ha richiuso quando passavano gli egiziani, ha salvato in un sol giorno il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto, ha distrutto i suoi nemici. È un miracolo avvenuto, non un bel racconto di un romanziere. Così è parola di Dio. Parola di Dio. Capite perché, per esempio, il Tessalonicesi di San Paolo dice che era molto felice perché quando lui andò a predicare il Vangelo in quella città, loro non presero le parole uscite dalla bocca di San Paolo come le sue parole, ma come la parola di Dio uscita per bocca sua. Per cui credettero e si convertirono e nacque una comunità cristiana in quella città. Credettero alla parola di Dio, non alle parole di San Paolo. Voi non dovete credere alla parola di Don Marco. Io sono lo schifo degli ultimi preti del Signore. Dovete credere alla parola di Gesù Cristo che vi parla. E se vi parla non è perché io cerco di essere convincente oppure spiego le cose nei dettagli così uno capisce meglio. Voi avete lo Spirito di Dio che nel cuore vi dice se quello che vi dico io è menzogna o è verità. Che vi parla mentre vi parlo e vi dà la materia perché la vostra fede si affermi a qualcosa di saldo e di forte interiormente. Allora questa è la cosa: si ottiene ciò che si crede in campo cristiano, in base ovviamente a quello che Dio annuncia. Non è che uno si inventa che Dio mi ha risposto di sì, allora credo che quello risponda. No, te lo deve dire il Signore, te lo deve dire attraverso la sua parola scritta, attraverso la sua parola incarnata in qualche situazione, attraverso lo Spirito. Ci deve essere Dio che ti parla, ma quando Dio ti ha parlato, sei tenuto una risposta. Credi o non credi? Si ottiene ciò che si crede. Abramo ha ottenuto il figlio, Abramo ha ottenuto la terra perché lui ha creduto ciò che Dio gli aveva promesso, soprattutto quando quella cosa umanamente era irrealizzabile. Abramo ha avuto il figlio Isacco quando era vecchio, lui, quando la moglie era sterile da giovane e vecchia, cioè passata la menopausa. Quando era, umanamente parlando, totalmente impossibile che nascesse questo bambino, quel bambino è nato. E poi gli è nato dopo tanti anni che l'aveva promesso, perché lui poteva benissimo dire, beh, questa è una promessa del passato, non ricorda più, non è troppo vecchio. Abramo ha creduto e ciò gli fu accreditato come giustizia, dice San Paolo, quando era questa espressione, perché era giusto che Dio gli desse il bambino perché l'aveva promesso. Abramo ha creduto e quindi glielo doveva dare. E il bambino è nato. Questa è la cosa bella, la cosa potente. Allora noi siamo persone chiamate a diventare credenti nel Signore, chiamate a fare un cammino di fede nel Signore. Credenti, quello che Dio ci promette si realizzerà. Questa benedetta pallina piccola piccola di fede del granino di senapa bisogna che cresca, che diventi una fede gigante, una fede ferrea, che manco Satana in persona ci deve smontare. Credere che Dio ci ama, credere all'amore di Dio, chi ce lo può smontare? Una disgrazia, un fatto. Pensate un po' alle persone che stavano nel lager nazisti a credere all'amore di Dio mentre gli SS li torturavano, diceva morire di fame, i dottori ti disegrettavano per vedere se la testa della gallina poteva andare attaccata. Le fessere che facevano questi? Sotto tortura, i cristiani credevano che Dio li amava. E quelle torture non riuscivano a buttare giù la fede dei cristiani. Fede di quel livello. Fede incrollabile. Allora, vedete, nel mondo abbiamo da fare delle battaglie,
Gesù, facendo l'apostolato, andò a combattere contro il male. Lui, umanamente parlando, se vedeva il lebbroso con tutta la carne macellata da questa malattia, lui, Gesù, doveva credere che il Padre lo poteva rifare nuovo. Lo credeva, lebbra via da quest'uomo, e quello guariva. È una battaglia contro il male che Gesù fa col potere divino, con la sua fede posta nel Padre suo, con la sua fede fatta nello Spirito Santo che abitava in lui e che era potenza divina in azione, per cui lui comandava le malattie che andassero via, comandava i demoni di uscire, di andarsi a chiudere nell'inferno, di entrare mai più nei posseduti. Lo comandava con autorità divina e vinceva lui. Gesù Cristo non viene messo mai a scacco da nessuno. Quelli che andavano con i trucchi, con le cose per farlo prenderlo in una condizione, per farlo, Gesù Cristo non casca mai nessun tranello, nessuno lo mette con le spalle al muro, né con le chiacchiere né con le azioni. Vince sempre il Signore, è lui il più potente in tutti i campi.